Bagni distrutti con il pannello di plastica che li chiude completamente sfondato, all'interno il bagno completamente a soqquadro, scritte oscene sui giochi dei bambini, bestemmie nel tubo del gioco della torre, immondizia nei secchi che con il vento viene trasportato ovunque e anche qualche cartaccia buttata deliberatamente a terra. Il Parco del Sole ancora una volta è preso di mira dai vandali e in una giornata come quella di ieri che ha fatto registrare il pienone, visto anche il bel tempo, con tantissime famiglie e bambini al parco, purtroppo si deve registrare l'ennesimo episodio di inciviltà pura che riporta all'utilità, visto che l'educazione non si riesce ad inculcare, delle telecamere e di un guardiano fisso. Non è la prima volta che accade questo nel parco appena restituito alla città, dopo la realizzazione dell'anfiteatro di Beverly Pepper. Atti vandalici che si ripetono e lo sdegno dei fruitori che si fa sentire. Non dovrebbero essere neanche necessarie le telecamere in una città che a poco si sta riappropriando di spazi vitali ed è molto triste che questo accada in uno spazio, uno dei pochi, per i bambini. Forse soltanto con multe e sanzioni, questa è la riflessione unanime, si potrà arginare un fenomeno purtroppo molto vasto in città. Anche a ridosso della Basilica di Collemaggio, che sarà visitatissima tra l'altro per il decennale del sisma, nel muro che cinge l'area dell'ex ospedale, i muri sono stati completamente imbrattati da scritte.